Salve e benvenuti a questa nuova lezione di come creare i vostri rituali. Creare i propri rituali è una parte immensamente soddisfacente della magia naturale. Potete confezionare incantesimi per i vostri bisogni specifici. Questi incantesimi possono essere più potenti di qualunque altro, proprio perché li avete creati voi. Purché seguiate le 9 linee guida elencate, i vostri incantesimi saranno efficaci quanto qualsiasi altro che sia mai stato scritto o eseguito. Non crediate che gli incantesimi vecchi siano più efficaci dei nuovi. Questo non è vero a nessun livello, magico o psicologico. La maggior parte degli incantesimi vecchi utilizza parti di animali, come ossa di rane, peli di lupo, o ingredienti impossibili da ottenere. In quest'epoca più delicata, tali riti non sono solo rivoltanti, ma anche illegali. Per di più, è difficile trovare un incantesimo vecchio di un secolo per spezzare le dipendenze da droghe specifiche, oppure per trovare una macchina nuova o per alleviare lo stress. Se avete praticato la magia correttamente, avrete ottenuto dei risultati. E se avete ottenuto dei risultati, saprete che la magia funziona. Detto ciò, il prossimo passo è scrivere i vostri rituali personali adatti a situazioni specifiche. Ecco in breve i punti di cui ci occuperemo: individuare l'obiettivo dell'incantesimo, individuare l'elemento coinvolto, individuare i materiali da usare, individuare il momento giusto, se ce n'è uno, comporre la rima o scegliere le parole cariche di energia, mettere l'incantesimo per iscritto, finalizzare l'incantesimo e mettere insieme gli strumenti, infine eseguire l'incantesimo. Se seguirete questo programma e userete la logica magica di base, avrete successo. E ora passiamo ai dettagli di ognuno di questi punti. Ora vediamo come individuare l'obiettivo dell'incantesimo. Si tratta del vostro obiettivo o bisogno magico, il motivo per cui operate il rituale. Siate specifici, ma non troppo specifici. Volete una Cadillac bianca del 79 o vi occorre un'automobile funzionante e affidabile? Più siete precisi, più vi sarà difficile soddisfare il vostro bisogno. Non indirizzate mai gli incantesimi verso una persona specifica. Se l'incantesimo vuole spezzare una dipendenza, ricordatevi di inserire anche la liberazione dalla radice che provoca la dipendenza. Se il vostro incantesimo per spezzare la dipendenza ha successo, ma vi siete scordati di occuparvi della causa della dipendenza, vi limiterete a passare a un'altra sostanza. Ricordate, gli incantesimi vanno usati per soddisfare necessità e non capricci. Come individuare l'elemento coinvolto? Praticamente ogni bisogno magico rientra nell'ambito di uno degli elementi. Di solito usiamo strumenti magicamente collegati a quell'elemento, ma vi sono alcuni rituali diversi. Negli incantesimi di liberazione di qualsiasi tipo è meglio usare strumenti dell'elemento opposto a ciò che domina il problema. Perciò, dato che la dipendenza, mettiamo per esempio della cocaina, è dominata dal fuoco, l'elemento ideale da utilizzare sarà l'acqua. Usare questo elenco per scoprire l'elemento coinvolto. Se il vostro bisogno non è fra quelli elencati qui, cercate di stabilire l'elemento sulla base degli esempi indicati nell'elenco che seguirà. Alcuni bisogni sono governati da due elementi, potete combinarli insieme o sceglierne uno di quelli riportati. Ora vediamo i bisogni degli elementi ad essi associati. Affari, per avere successo, l'elemento è terra. Animali, per proteggerli, l'elemento è la terra. L'amicizia, per crearla o favorirla, acqua, amore, acqua. Automobile, per procurarsene una, fuoco. Appartamento, per procurarsene uno, terra. Bellezza, acqua. La casa, per procurarsene una, la terra. L'energia magica, il fuoco. La forza fisica e magica, il fuoco. Il coraggio, il fuoco. Per vincere la gelosia, la terra, per vincere la dipendenza del fumo, l'acqua, guarigione, acqua e fuoco. Se mangiamo troppo, aria. Per
per avere pace e tranquillità, acqua per la protezione, il fuoco per la purificazione, acqua e fuoco per la purificazione della casa, acqua per la salute, acqua e fuoco per i sogni, per ricordarli, aria e acqua per la sessualità, il fuoco per i sogni psichici, l'acqua per i soldi, la terra per indurre il sonno, l'acqua per lo studio, l'aria, per proteggere il nostro pianeta Terra, quindi terra, aria, fuoco e acqua, per proteggerci dai viaggi, aria. Per questa sessione abbiamo finito. Più avanti vedremo come individuare i materiali da usare e i bisogni magici e i loro strumenti effettivi. Grazie, alla prossima lezione.